io non volevo in questo film fare nessuna scelta intellettuale alla base, non volevo ragionare sulla forma, non volevo raccontare una storia e mettermi nelle condizioni di farlo più umilmente possibile, cioè stando accanto a loro, stando sugli attori, con grande ingenuità. Questa ingenuità, però, questo approccio ingenuo, cioè tutte le volte di scoperta, in realtà ti fa tornare da dove sei venuto, cioè non ci sono, è vero, scelte intellettuali o di forma, eppure il film sembra molto preciso nella sua forma, sembra molto, no? Come se ci fossero state. Questo per dire che, per quanto noi abbiamo avuto un approccio ingenuo nella messa in scena di questo film, evidentemente proprio perché era così ingenuo ha tirato fuori ciò che siamo, ecco. Semplicemente provo a rifare quello che, quello che mi ha colpito, provo a essere me stesso fino in fondo e io la vita la vedo così, che cambia, come cambia il registro delle cose, no? Come cambia il registro del racconto. Ci hai sempre spiazzati, hai fatto quattro film a memoria, tutti diversi, tutti molto personali, molto con tanto dentro, credo anche del tuo modo di pensare. Una linea forse, se vogliamo trovarla, anche nell'assenza di parole, seguimi su questo se posso, è la musica, la presenza di una colonna, di un qualcosa che ci evoca altre sensazioni rispetto a quelle che vediamo. È così, ti ritrovi in questa. Mi ritrovo, sì, mi ritrovo. Secondo me quello che unisce tutte queste cose, tutti questi film, è in realtà il fatto che sono film che cercano, che hai la sensazione che non abbiano trovato ancora, no? Che perciò stiano cercando. E che siano perciò pieni di dubbi, pieni di insicurezze, pieni di false partenze, di momenti bellissimi come di momenti, cioè, però questo è proprio lo stato in cui io sono, non saprei mai affermarti una cosa con certezza, perché magari poi esco da qua, qualcuno dice una roba che è molto più intelligente della mia e io cambio parere. Allora questa dimensione di dubbio, diciamo così, è forse quello che lega tutti questi film, che però appunto è un po' la mia caratteristica umana, evidentemente, ecco. Se però una mia caratteristica umana poi diventa appunto leggibile per anche degli sconosciuti in un film, per me è un risultato grandissimo, dunque.